news del nuovo aggiornamento di Fortnite, partendo dall'aggiunta dei jetpack fino ad arrivare alla ricomparsa dei dinosauri glombo e passare poi all'arrivo dei carro armati e la prima città dei sette riconquistata. Buttiamoci all'interno del video, ma prima mi raccomando, un mi piace è obbligatorio. Attenzione ragazzuoli, perché questo aggiornamento inizia con un regalo e a noi i regali piacciono e come, quindi andiamo ad equipaggiare questo regalo che Fortnite ci fa. Da come potete vedere, tra l'altro, c'è una nuova lobby e in questa nuova lobby è presente una nuova arma. Nuova arma che potete vedere qui al mio fianco, è una sorta di pompa allungato, non sappiamo se c'è in gioco, andiamo a controllare. Eccoci qua sulla mappa e da come potete vedere il Daily Bugle è sotto attacco da parte dei sette. C'è una sorta di nuova icona sulla mappa, quindi andrei a dare una controllata e vedere che cosa sta succedendo. Sono molto curioso di scoprirlo, ma soprattutto sono curioso di scoprire chi di voi ha inserito il codice Lollopolo nello shop, ragazzi. Chi di voi lo ha inserito? Fatemelo sapere nei commenti e mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, valla ad inserire adesso perché è gratuito e mi supporterai al massimo. Molto presto inizieremo a vedere i primi dirigibili dell'ordine immaginario crollare, ragazzi, e questa sarà una svolta epocale per questa stagione. Da come vedete c'è appunto una lotta in questo momento, in questo punto, e adesso vedremo subito come, ragazzi, si stanno sparando. Ragazzi, si stanno sparando, sento rumori di pistole, fermi tutti. Guardate, ci sono dei fight. Ma che cosa mi state dicendo? Dove sono? Qui sotto. No, vabbè, raga, devo andare a vedere. Devo andare subito a vedere i fight tra l'ordine immaginario di sette, raga. Andiamo, 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 sono sotto. Guardateli, guardate che spettacolo. Si stanno sparando, raga, ma che figata è. Guardate, ci sono tutti i membri dell'ordine immaginario con un nuovo boss. E tutti i sette lì. No, aspettate, devo andare a capire. Devo andare a capire, ragazzi. Ma che c'è un nuovo boss qui? Oh mio Dio, guardate, tutte guardie, avevo visto tipo un personaggio strano prima. Comunque aiutiamo i sette, perfetto, 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 andiamo ad uccidere tutti. Ci sono tipo tre fasi in cui dobbiamo respingere l'ordine immaginario, quindi bisogna sconfiggerli tipo tre volte, raga. Qua c'è del loot, ok, buono, non ci lamentiamo. E praticamente i sette devono avanzare ed uccidere tutti quanti questi qui, raga, guardate. Ma che figata è questo aggiornamento. Ok, fatta fuori quasi la seconda ondata, ma io voglio sapere se c'è il jetpack, se ci sono nuove armi, ragazzi, sono troppo curioso. Dovremmo aver fatto fuori anche la fase 2 di questo, di questa sorta di guerra, non lo so neanch'io. E a questo punto mi viene da pensare che potrebbero esserci dei boss finali da sconfiggere. Andiamo a vedere, raga, sono troppo troppo curioso. Eccoli qua, ci sono tantissimi, c'è un boss, c'è un nuovo boss, signori, lo sapevo, raga, ci avrei scommesso 15.000 miliardi di euro che c'era un nuovo boss. No vabbè, dobbiamo farlo fuori, dobbiamo farlo fuori a tutti i costi. Guardatelo, chissà se droppano una nuova arma mitica, ragazzi, andiamo a scoprirlo. Perché c'è un nuovo boss in città, signori, c'è un nuovo boss che andiamo a sconfiggere subito, ragazzi. Andiamo a sconfiggere subito, fermi tutti che ha pochissima vita e dovrebbe essere morto. No, non droppa un'arma mitica ma un'arma epica, raga, non ci credo. E ecco fatto che dobbiamo aver eliminato tutti. Ok, perfetto. Questa è l'arma mitica che ci offre, cioè epica, scusate, non ci offre nessuna arma mitica, però direi che come combattimento e come loot finale ci sta alla grande, ragazzi. Da come potete vedere i sette stanno festeggiando, balliamo insieme a loro, raga. È una situazione un po' particolare, non sto capendo che cosa sta succedendo, però ragazzi, facciamo finta che abbiamo capito, ok? Direi che questa è una delle maggiori cambiamenti. Perché questo sta spaccando una macchina, raga? Ma che stanno facendo? Va bene, sentite, io li lascio fare a loro le loro cose. Da quanto abbiamo capito, quindi questo posto sta un attimo venendo, come dire, sistemato, riconquistato da parte dei sette. E ci sta come cosa, direi. Andiamo a scoprire però se adesso sono stati aggiunti i nuovi jetpack, raga. Sono molto curioso di scoprirlo, quindi andiamo sulla nostra astronave, qui sul nostro dirigibile, e controlliamo se effettivamente ci sono i nuovi jetpack. C'è il Barret. Ragazzi, date il bentornato al Barret, perché hanno riaggiunto il Barret su Fortnite, così, senza avvisare nessuno, raga. Ma che cosa sto vedendo? Signori, c'è il Barret.
Signori e signori, abbiamo trovato il clombo su Fortnite. Dopo ore di ricerca e grazie a tantissimi messaggi da parte di tutti voi, siamo riusciti a trovarli, signori e signori. Si trovano in questa parte della mappa, nella parte più a nord, dove c'è la neve. Si sono nascosti oppure sono in letargo? Questo lo scopriremo a breve, ma probabilmente si sono nascosti dalle bombe dell'ordine immaginario dei sette. Signori e signori, eccoli qua, i nostri clombo che stanno riposando sotto la neve. Sono tornati proprio come erano all'inizio del capitolo 3. Guardate, ce n'è uno qui sulla montagna vicino al ponte. L'altro si trova in quella zona lì giù, ragazzi. Vedete, ci sono tipo tutte queste buche strane. Quindi a questo punto mi viene da pensare che i nostri clombo sono sani e salvi, signori. Finalmente ci siamo riusciti. Siamo riusciti a trovare i clombo. E signori, sono vivi. Sono vivi, signori. I clombo sono vivi. A questo punto però dobbiamo scoprire chi si trova all'interno del bunker della grotta, che potrebbe essere a questo punto il mostro. I clombo sono sicuramente al sicuro qui sotto la neve, sia di qua che di là, ragazzi. Fatemi sapere se ne trovate altri in giro per la mappa. E niente, raga, è figo. Sono in questo momento all'interno del dirigibile per cercare i nostri jetpack. Per adesso non ne vedo traccia, ragazzi. Magari sono in punti strategici di questo posto, quindi dobbiamo cercarli bene. Non saprei dove trovarli, in realtà. Non avrei la minima idea di dove trovare un jetpack, raga. Però proviamo a cercarli. Da qualche parte sicuramente saranno. E boh, cerchiamoli. Ma c'è un nuovo boss, raga. Ma che sto vedendo? Ma perché il nuovo boss si è spostato? Ma non era qui lui, signori. Ma no, no, non posso morire, raga. Non posso morire. Se muoio impazzisco. No, 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 raga. Via, 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 via. Non ci credo, sono morto. Ma perché c'è il boss qui? Da come potete vedere qui sotto però, una torretta dell'ordine immaginario è stata distrutta. Dopo torneremo ovviamente dal boss a cercare di capire. Ragazzi, tranquilli, faremo di tutto quest'oggi. Però volevo vedere prima questa cosa, perché sembra che una torretta dell'ordine immaginario sia stata distrutta. Il problema è che non lo so perché è stata così, l'hanno distrutta. In teoria adesso andare al dirigibile è molto più semplice, perché il boss, essendosi spostato nell'altra zona, in teoria qui non dovrebbe esserci, a meno che non si moltiplichi, ma penso proprio di no. Andiamo subito a dare un'occhiata a quello che è cambiato anche all'interno di questo dirigibile, perché in teoria il boss adesso non dovrebbe esserci più. E in effetti, da come stiamo vedendo, non c'è traccia di alcun boss in questa zona. Il boss si è ufficialmente spostato al Daily Bugle, quindi da quello che abbiamo capito, e direi che come scelta ci può stare, anche perché qui erano troppo vicini i due boss. L'unica cosa che ci resta da capire è quando e dove saranno attivi i jetpack, signori, perché per adesso non ne vedo neanche uno. In teoria dovrebbero essere da queste zone, però purtroppo, raga, per adesso non ce ne sono, non ce n'è traccia. Arriveranno sicuramente, arriveranno in questi giorni, però noi per adesso non li vediamo, purtroppo. Andiamo invece a dare un'occhiata a Gunnar, signori, perché sembra essere successo qualcosa anche qui. Potrebbe essere successo qualcosa, andiamo subito a scoprirlo. Ok, per adesso il bunker è ancora chiuso, Gunnar è ancora lì. Vediamo però se è successo qualcosa magari dall'altra parte. No, perfetto, qui alla grotta dovrebbe essere tutto esattamente come prima, quindi nessun bunker aperto, nessuna novità qui alla grotta, ragazzi. Bene, mi fa piacere. Quindi, signori e signori, per fare un po' un resoconto, dovrebbe tornare il nostro carissimo e amato clombo, dovrebbero arrivare i jetpack. Fatemi sapere tra l'altro se trovate un dinosauro sulla mappa di Fortnite. Dovrebbero, anzi, sono arrivati su Fortnite i carro armati dei sette. E come se non bastasse, è tornato il Barrett, che direi che come cosa ci sta. E come adesso però io devo riuscire a fare fuori il boss almeno una volta, raga, devo riuscirci. Cioè non posso non farlo fuori tre volte di fila. Cioè mi ha ucciso letteralmente 15 volte questo boss. Io mi curo adesso e vi giuro che lo faccio fuori. Riuscirà il nostro eroe a farlo fuori, ragazzi? Bello, scopriremo tra pochissimi secondi, anche perché è esattamente qui sotto, raga. Fermi tutti, dobbiamo farlo fuori, dobbiamo farlo fuori. Ok, questa volta ce la possiamo fare, ragazzi. Danneggiamolo al massimo, danneggiamolo al massimo. Non si deve avvicinare, dobbiamo scappare, dobbiamo scappare, dobbiamo scappare. Via, 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 raga, via, 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 via. No, 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 è troppo vicino per i miei gusti, raga. È troppo vicino per i miei gusti. Facciamolo fuori, ok? È danneggiatissimo, raga, è danneggiatissimo. A pochissima vita ce la potremmo fare. Ce la potremmo fare, raga. Se ce la giochiamo bene, ce la potremmo fare. Fermi tutti. Con il pompa. Con il pompa.
con il pompa. Buono così, buono così, buono così, ce l'abbiamo fatta. Sì, è lui il boss, quello che ti dà il fucile termico mitico. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo capito chi è finalmente. Siamo riusciti ad ucciderlo, non ci credo. Bene, quindi boss ucciso, abbiamo scoperto tutte le novità di questa season, di questo update di questa season. Direi che ci sta alla grande, raga. Fatemi sapere appunto se riuscirete a trovare un dinosauro glombo, se avete già trovato magari qualcosa di più, qualche novità ancora più assurda di questo aggiornamento, perché per oggi è tutto. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, una nuovissima live. Grazie mille a tutti per la visione, ragazzuoli. Ciao ciao, spero che questo video vi sia piaciuto.